Family, benvenuti in questo nuovo nuovissimo vlog. Come avete visto dalle clip iniziali, mi mancano ancora 3 kg e avrò raggiunto il mio obiettivo. E sono super contenta. Da quando ho iniziato la dieta, dal 10 giugno a stamattina che mi sono pesata, ho perso 15 kg e sono super contentissima di questo. Sono veramente orgogliosa di me, perché diciamo tra virgolette i sacrifici che ho fatto alla fine mi stanno portando a un bellissimo risultato, per cui ancora 3 kg e avrei raggiunto il mio obiettivo, e questa è la cosa più bella. Ora aspetto a mio marito che si prepara, così inizio a pulirmi la scala, perché oggi è sabato e mi tocca a me pulire la scala, per cui ora aspetto mio marito che si prepara, si veste e poi andiamo a pulire la scala. Così mentre io me la lavo o lui si spassa il piassale giù, perché poi dopo devo salire, devo mettere a cucinare, perché lui deve scappare al lavoro, per cui mi aiuta lui a spassare il viale. Sono veramente contentissima. Perché la sera, quando facciamo le live, siete tantissime persone che ci dite grazie della compagnia, ti vogliamo bene, io vi voglio bene e io vi devo ringraziare a voi della compagnia che ci fate la sera nelle live, perché le live sono diverse dai vlog. Le ho sempre detto e sempre lo dirò, che le live sono diverse dai vlog, perché i vlog io per esempio lo sto girando adesso. Il tempo che lo edito, che lo metto sul canale, per esempio, può passare 1-2 giorni. Ma la live è come se noi fossimo riuniti vicino a una sola tavola, a bere caffè, a fumarci una sigaretta insieme, a chiacchierare, a farci 4 risate insieme. Per questo mi piacciono le live, perché la cosa è diretta. Anche se vi faccio una domanda, mi rispondete subito, non è come nel vlog, che se vi faccio una domanda devo aspettare quanto lo edito e ve lo carico. Per cui grazie mille a voi che la sera ci tenete compagnia nelle live con la vostra con le vostre risate, con le vostre chiacchierate. Questa è la cosa più bella che ci può essere per me. Detto ciò, ora vado a vedere se mio marito si è preparato, così iniziamo a fare la scala. È passato un po' di tempo, adesso sono le 2:20, abbiamo pulito la scala, siamo saliti, ho iniziato a cucinare, ho fatto pasta e lenticchie per lui, mi sono mangiato soltanto
due lenticchie perché a me mi piacciono. Me ne sono mangiata giusto giusto due cucchiai di lenticchie perché le desideravo, esatto, che a me le lenticchie mi piacciono proprio da impazzire, me le mangerei sempre. Infatti devo ancora riordinare il lavello perché mi sono pulita un attimo i fornelli, ho impastato anche la pizza per stasera e ora mi devo pulirmi la tavola. Devo togliere questo diciamo pezzo di top, perché se fate caso è uguale al top, e questo è un pezzo che doveva stare qua, però era piccolo, non ci arrivava perché poi ci mancano anche dei mobili in questa cucina, per cui l'ho diciamo riutilizzato per quanto impasto. Per cui ora vado a sistemare l'olio, sistemo la farina, metto tutto questo nel lavandino, lo pulisco e lo vado a mettere nel ripostiglio e mi sistemo anche il lavello. Per cui forza e coraggio. Come vi ho detto, sono le 2:20. Volevo aspettare, devo essere sincera, prima di impastare la pizza, però ho detto vabbè, ne approfitto, la faccio adesso, così mi vado a togliere un pensiero dalla mente. E come vedete, non ho né bracciali né anelli, non ho nulla quanto impasto. Se avevo la cuffia, mi mettevo anche la cuffia, però non ce l'ho. Ma se ce l'avevo, la mettevo volentieri per questi capelli che sento ora il periodo, e sento ora il periodo delle castane, i capelli se ne cadono, per cui avrebbe preferito avere una cuffia. Devo provvedere a prendermela una cuffia, in modo tale da tenere sempre i capelli quanto impasto nella cuffia, e sono sicura che non vanno nell'impasto. Vabbè, detto questo, io ora mi metto a riordinare il lavello, a pulire diciamo questo supporto per il pastare, chiamiamolo così, così mi finisco di riordinare la cucina, metti il telefono, si carica, perché facendo il vlog con il telefono e di tanto lì dal telefono la batteria si scarica molto molto più velocemente. Però io voglio anche un caffè, per cui si accende la macchinetta e mi faccio un caffè. E noi ci vediamo dopo. Secondo me mi sono mossa le labbra. Comunque, vabbè, ci vediamo dopo. Sono le 7:30. Io ho già steso se la mia e se quella di mio marito. A mio marito ci ho fatto il calzone perché voleva il canzone, e la mia l'ho messo nel rotto più piccolo come faccio sempre. Verso le 8:15 accendo il forno, che lo faccio riscattare per le 8 il forno, sempre un 15-20 minuti per cuocersi, per cui fatto giusto giusto per le 9 che viene mio marito. Oggi non ho bloccato granché, perché comunque essendo a casa senza fare nulla, non ho bloccato, che comunque non ho fatto nulla di che. Poi lo sapete che sto bloccando con il telefono, non avendo neanche il supporto, non vi ho potuto far vedere diciamo l'impasto, quanto le ho stese e il resto, non avendo
il TPT che mi supporta il telefono, per cui perdonatemi, però questo vlog lo faccio continuare domani perché sennò è troppo corto, per cui per voi sicuramente sarà tra un anno secondo, ma per me sarà domani mattina. Io vi mando un bacio e ci vediamo domani. Ciao! Buongiorno family e buona domenica. Sono le 6 e 20. Mio marito da poco è andato al lavoro e ora mi coto il caffè e poi dopo inizio a preparare il sugo. C'è a Pumarola e poi verso le 9, così mi accendo la radio, inizio a fare le mie cose in casa e noi ci sentiamo dopo. Ora ho bisogno di carburare, ho bisogno della carica del caffè. Siamo in macchina, io Ciao family! mi sono pure truccata, però non mi sono messa il rossetto perché il signore Chan mi vuole per forza corrompere perché vuole gelato. Io ho detto che non lo voglio. Voglio compagnia più che altro, non è che la voglio corrompere. Non è vero, mi vuoi corrompere, ammettilo. Ogni tanto. Vabbè, ma mi metto proprio quello mini mignon. Ma solo se è la gelateria mia preferita, alla Royal. Andiamo alla Royal? Andiamo alla roia. Ok, se andiamo alla Royal, ok, un mini gelatino me lo prendo perché mi piace come li fa. Poi dopo andiamo a Salerno da mio suocero, perché mio suocero, come sapete che ve lo diciamo nelle live, sta ancora in ospedale. Poi dobbiamo andare a comprare l'acqua per lui e per me perché è completamente finita. So che il teco la tiene a 1,85 euro, mi sembra, però non lo so quanto, fino a quanto dura l'offerta. Se qualcosa domani mattina vorrei andare a vedere un attimo al teco. E poi dobbiamo mettere qualcosa per oggi e per domani, però ora andiamo a prenderci questo mini gelatino. Io bianco, la pasticceria dove volevo andare io sta chiusa, sono le 4:25, secondo me o apre verso le 5 oppure è impegnata a fare qualche cerimonia, qualcosa, Mo cambiamo e itinerario. non apre. Devo appendere a lungomare. Fa, lo voleva la roba. Nettuno. Facciamo un giretto a lungomare. E no, perché sul lungomare quello è sempre pieno. Mo vediamo passando. Vabbè, poi dopo vi dico dove ce lo siamo presi. Se riusciamo a prendercelo questo Sì, gelato. lo prendiamo. Ora stiamo prendendo l'autostrada per andare a Salerno. Thank you.
Siamo tornati a casa, ho ripreso un poco perché siamo stati con mio socio in ospedale. Stava leggermente meglio, devo dire quello che è. Stava leggermente meglio anche quanto parlava, si faceva capire. Alla fine ci ho chiesto se dovevo rimanere là o andarmene. Prima ha detto quello che vuoi e la seconda volta mi ha detto resta qua. Per cui stava leggermente meglio. Questo vlog termina qui. Adesso sono le 9:05. Vorrei fare una mini live perché ieri me l'hanno richiesta, ma ieri non l'ho fatta, per cui ora mi vado a togliere questa maglia e faccio una mini live, per cui io chiudo qua il vlog, ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!